Eccoci qui, ben ritrovati, buon anno a tutti, ve li abbiamo passati gli auguri in tutte le modalità digitali, via email, sui post, sui nostri canali social. Allora colgo l'occasione, visto che in giro sembra non esserci Pasquale Visconti, di farveli io, insomma, qui da solo. Un grande augurio di buon anno. Pasquale purtroppo ha mangiato troppe caramelle in questo fine anno, stava provando le caramelle per l'Epifania, ma insomma ne ha fatto una grande scorpacciata e quindi non può essere con noi. Ma quest'oggi avremo come ospite una persona che ha ormai riempito i nostri spazi digitali in diverse occasioni. La troveremo durante il 2022 in diverse parti del nostro evento, la troveremo davvero in molte situazioni. Una persona che sta nel mercato italiano dimostrando come davvero il management può essere fatto a 360 gradi in tutti i contesti, passando da un settore all'altro senza nessuna difficoltà, con una disinvoltura unica e portando sempre dietro l'innovazione tecnologica, l'intelligenza artificiale, anche nel settore del real estate. Lo faremo insieme a Pega Moshir, che insieme, insomma, ormai per chi segue questo speciale, è nostra consueta ospite e con cui abbiamo l'opportunità e l'occasione di salutare nella fase iniziale il nostro ospite e di concludere anche con delle belle domande. Allora, facciamo subito entrare Pega. Ciao Pega, ben trovata. Ciao, buonasera a tutte e tutti, grazie ancora e auguri a tutti ovviamente. Grazie, grazie. Io devo dire che da solo nel video sembro anche più magro senza Pasquale, perché lui occupa troppo spazio qui accanto a me. Lo salutiamo. Allora, Pega, oggi abbiamo un ospite importante a cui potremo davvero porre tante domande, tante curiosità nell'ambito dell'intelligenza artificiale applicata al mondo del real estate. Ma prima di iniziare questo percorso, intanto la facciamo entrare all'interno da dietro le quinte, così insomma è qui con noi. Ciao Barbara, ben arrivata. Ciao Giacinto, ciao Pega e buonasera a tutti. Grazie E grazie per aver accettato ancora una volta il nostro invito. Insomma, tu sei, per chi ancora non lo sapesse, CEO di JLL Italia, e insomma, oggi ricopri il ruolo giusto che insomma meritavi da un po' di tempo, ma oggi ce l'hai lì, tienilo bello stretto. Parliamo di innovazione, di intelligenza artificiale nel mondo del real estate, ma so che Pega, come da un po' di tempo a questa parte, ha imparato un po' l'arte investigativa, ha preparato per te una slide con delle immagini particolari che vorremmo condividere con te, insomma, e raccontare a chi segue questa diretta, un po' la Barbara, insomma, no? A 360 gradi, vero Pega? Sì, esatto, questa è una specie di mappa che vuole essere la presentazione, ovviamente non solo di Barbara Cominelli come professionista, ma anche come persona, quindi vedere un po' anche il quotidiano e soprattutto come determinate cose sono arrivate, diciamo, ad influenzarti, a diventare, ecco, quella che sei oggi. Con questa, si vede? Eccola, wow. Ok. Ho condiviso, giusto? Sì, la Sì, vediamo. allora, innanzitutto, ovviamente è stato abbastanza complicato cercare delle informazioni, però insomma ci sono degli spunti che insomma, mi piacerebbe che tu condividessi anche per arrivare a capire appunto come è stato il tuo percorso. Ecco, insomma, tu ti laurei alla Bocconi, giusto? Corretto. E poi da lì che cosa è successo? Allora, premetto per chi ci ascolta che questa è una carambata, quindi è una sorpresa anche per me. Molto piacevole, molto divertente, ma è molto improvvisata. Allora, il Bocconi è stata. Io ho fatto il liceo classico e poi sono passata in Bocconi, ero una di quelle classiche persone indecise tra ingegneria e economia. Alla fine sono finita in Bocconi ed è stata un'esperienza che mi sono goduta tanto perché
Bocconi, come tante altre università di eccellenza in Italia, offre la possibilità di coniugare quello che è l'aspetto puramente accademico con anche altri interessi, con la possibilità di andare all'estero, cosa che io ho fatto due volte durante il mio percorso universitario per lo scambio Erasmus e poi per il master. E da Bocconi poi in realtà io ho iniziato a lavorare in università, quindi ho fatto per circa un anno e mezzo l'assistente, facevo ricerca, facevo il classico assistant professor che tutti noi ci ricordiamo, quei giovanotti che aiutano il professore, ti esaminano, diciamo. E da lì poi, ed è stata secondo me un'esperienza bella, molto bella per me questa formativa dell'università, perché diciamo una delle cose che mi porto dietro da quel periodo è la capacità di connettere i puntini e fare anche ogni tanto, no, quei voli pindarici e cross-fertilizzare le idee, i mondi, che è una cosa che soprattutto nel mondo della tecnologia e nel mondo dei dati, dell'intelligenza artificiale, serve tantissimo. Riuscire a Infatti la connettere i saperi connessione. e connettere i vari ambiti. Quindi sicuramente è stata una bellissima esperienza, sia in Italia che all'estero. Infatti questo elemento della connessione è molto presente in tutto quello che tu fai ovviamente oggi, sia connettere ovviamente aziende, investitori, ma anche giovani e soprattutto giovani ragazze. Ecco, tu hai anche questo ruolo di ispirazione per molte ragazze che insomma. E da dove nasce questo invece elemento? C'è qualcosa che tu hai riscontrato durante il tuo percorso formativo, lavorativo, oppure insomma, come vedi magari un futuro della tecnologia soprattutto, o diciamo a livello anche manageriale, la figura delle donne, quindi delle giovani ragazze oggi che devono essere ispirate? Ma allora sì, è un tema che mi ha accompagnato da sempre, diciamo, perché allora io ho qualche decina d'anni di esperienza ormai, quindi ho vissuto tante diverse fasi. Adesso fortunatamente siamo in una fase in cui c'è tanta consapevolezza da parte di tutti che la valorizzazione delle aziende, del talento femminile è fondamentale per il successo del business. Quindi non si tratta di una questione etica, ma di una questione di business. Era chiaramente una consapevolezza meno forte quando io ho iniziato a lavorare. E io credo molto nel fatto che siamo noi senior che dobbiamo mandare giù l'ascensore e cambiare le regole per portare su più ragazze. Quindi spetta un po' a noi, no? Questo compito di non solo far da role model, ma anche farci veramente attori del cambiamento in maniera attiva. Per cui sì, da sempre, soprattutto da quando, in maniera sicuramente più intensa, da quando la mia esperienza in Vodafone, poi in Microsoft, sicuramente anche adesso, sono sempre stata molto, sia in azienda che in iniziative cross aziendali e no profit, focalizzata sul tema del portare più ragazze nel mondo tecnologico o nelle carriere tecnologiche, perché poi ormai in ogni azienda, no, c'è un contenuto tecnologico, non è soltanto lavorare nel mondo tech. Per cui in Microsoft abbiamo lanciato questo progetto che si chiama Ambizione Italia, che spingeva molto sulla formazione e sull'introduzione delle ragazze, percorsi STEM. Con l'ambasciata americana avevamo lavorato a un progetto che si chiama Coding Girls, anche in Vodafone avevamo fatto la stessa cosa spingendo sulle carriere STEM in tantissimi progetti, in tantissimi ambiti. Insieme a un gruppo di amiche abbiamo lanciato anche un'iniziativa che invece è più focalizzata a donare e scambiare tempo di esperienze tra giovani, tra senior e junior, che si chiama Girls Restart, che è una community dove ognuno dona il tempo e anche alle senior, alle ragazze più giovani per fare mentorship, aiutare, ma anche poi tutte senior e junior, stiamo aiutando tutta una serie di donne che vogliono lanciare le loro startup, quindi le facciamo consulenza gratuita, ne abbiamo già lanciato una serie, nelle ultime ci sta aiutando anche Clio di Clio Makeup per fare un po' da testimonial e da sponsor. È stupendo, è stupendo perché poi si vede veramente che per me è fondamentale il percorso, ormai è inarrestabile, ci sono ancora una serie di ostacoli da superare, quindi la carriera delle donne
ancora oggi, soprattutto nel mondo tech, ma ovunque, non è ancora proprio, no, quella autostrada. È un Certo. po', ci sono ancora degli ostacoli da superare, però all'interno delle aziende, ormai le aziende più evolute stanno veramente spingendo l'acceleratore, quindi siamo passati dal tema è importante al tema abbiamo degli obiettivi, dei piani, dei KPI, ci misuriamo e progrediamo soprattutto, diciamo, sono tre gli elementi chiave su cui lavorare all'interno dell'azienda. Il primo è il recruitment, chiaramente, quindi la fase di ingresso, e quindi qui serve molto lavorare sulla pipeline anche di chi viene dall'università, le ragazze nelle carriere STEM. Il secondo è la fase, diciamo, di retention e di supporto alle donne, ma anche agli uomini, sempre più nelle fasi critiche, che sono tipicamente quando ci si crea una famiglia, quando entra in ballo l'esperienza all'estero, quando ci sono dei passaggi da fare che devono conciliarsi con le fasi della vita delle persone. E infine le promozioni. Anche sulle promozioni qua c'è ancora tanto da fare in termini di bias, in termini di rimozione, diciamo, di tutti quelli che sono gli ostacoli alla carriera delle donne. Io dico sempre che la meritocrazia è il miglior amico dell'equità e della diversity e dell'inclusione. Quindi se noi togliamo tutti quegli ostacoli, tutti quei bias che frenano, sicuramente faremo fare dei passi avanti giganteschi alla carriera delle donne, ma in generale alla carriera di tutti chi sono le persone competenti di talento. Quindi diciamo c'è tanto da fare, però è un Siamo tema che mi ottimisti. appassiona molto. E infatti questa è l'altra parola chiave che ho riscontrato molto, ovviamente la crescita. Quindi tu non sei solo, diciamo, una figura fondamentale per le aziende che hai citato, che hai avuto comunque un ruolo dirigenziale e manageriale importante, quindi la crescita dell'azienda, ma soprattutto la crescita delle persone e poi ovviamente un'attenzione in più verso le donne. E poi ovviamente un altro elemento che è riscontrato è l'amore, insomma, che hai verso la natura e il mare. E poi c'era questa foto con questo squalo, ma eri tu in quella foto? No, è mio figlio, è mio figlio. La foto dello squalo insomma, una piccola esperienza di sub, con degli squali molto buoni, diciamo, non Ah, particolarmente pericolosi. Quindi, no, era Leone, era mio figlio. E dimenticato di citare l'Inter, che ok. appare in L'Inter, maniera infatti. evidente. Grande Ecco, insomma, amore, immagino. sono un grande amore, grande tifosa. Per Beh, cui, grandi soddisfazioni in questo periodo, insomma, per grandi te, quindi. soddisfazioni, sì, diciamo, come sono un interista di quelle umili, quindi memore, diciamo, Dei tempi delle passati. tante volte che abbiamo mangiato il panettone da campioni d'inverno e poi non è finita bene, diciamo, rimango abbastanza tranquilla, quindi. Però vabbè, è sicuramente una bella cosa. Allo stadio poi andiamo con mio figlio. E quindi diciamo è molto divertente perché anche lì non siamo tante coppie mamma-figlio che vanno allo stadio e noi ci divertiamo molto. Bello, brava, complimenti insomma Barbara per aver accettato il nostro gioco, la nostra sfida, la nostra sorpresa. Pega, come sempre, molto Grazie, attenta molto a carino, molto beccare il divertente. minimo. Allora, entriamo nel vivo perché in JLL voi siete chiaramente nell'ambito del real estate, e quindi io partirei intanto da una situazione di questo momento, no? È un mercato questo in grande evoluzione, un po' come quello tecnologico. E quindi per chi ci ascolta, che magari portiamolo un attimo nel contesto, cosa sta accadendo in questi ultimi mesi, se vogliamo dire anno, nell'ambito del real estate? Allora, è un momento di grandi opportunità e di grande trasformazione, che porta anche a crescita del mercato, che infatti è andato bene nel 2021 e sicuramente il 2022 si prospetta un ottimo anno. Cosa succede? Allora, innanzitutto sta cambiando la domanda. Quindi il primo tema è chiaramente quello del lavoro ibrido, lo vediamo tutti, cioè ormai le aziende, la gran parte delle aziende si sta orientando verso un modello ibrido dove l'ufficio rimane, però è un ufficio che non serve, non è più un posto dove andiamo tutti i giorni dalle 9 alle 5 a riempire una scatola, un immobile come se fosse una scatola. In realtà è diventato anch'esso uno strumento, per cui Certo. come
abbiamo tanti altri strumenti. L'ufficio è uno strumento per cui lo uso come quando mi serve, e si sta chiaramente affermando un modello dove l'ufficio cambia un po' il purpose, se vogliamo, e diventa un po' il centro della collaborazione, dell'innovazione, dell'engagement delle persone, per cui stiamo lavorando con tantissimi clienti proprio che stanno ripensando il modello. Questo cosa implica? Implica che la domanda classica di uffici tradizionali cambia, perché comunque questo ufficio pensato per la collaborazione, la socializzazione, l'innovazione non è più un ufficio fatto di desk, uffici individuali, ma è fatto di spazi molto diversi, per cui circa il 90% delle aziende in Italia, ci dicevamo col Politecnico di Milano, sta ripensando lo spazio proprio per fare in modo che sia adatto al futuro del lavoro, e dove vedremo sicuramente molto più spazi per collaborare, aree informali, caffetterie, spazi all'aperto, quindi cambia un po', mentre prima il 70% dello spazio pre-Covid era per lavoro individuale, adesso è quasi l'opposto, quindi lo spazio individuale si riduce. Questo è un primo grande cambiamento della domanda che si porta dietro poi, accompagna ad altri cambiamenti nel modo in cui noi usiamo gli spazi. Pensiamo ai negozi e all'ascesa dell'e-commerce, e se poi diciamo l'Italia abbiamo avuto una grande crescita dell'e-commerce con quello che consegue in termini di ripensamento del negozio e di boom della logistica, di tutto quello che è immobiliare legato alla logistica, però siamo sempre al 9-10% sul totale delle vendite. Se pensiamo che UK è al 25-28, la strada, diciamo, dell'esplosione dell'e-commerce è ancora tutta da fare. E poi chiaramente anche l'altro grande tema di cambiamento della domanda è quello delle città del futuro. Noi oggi sentiamo molto parlare di questa città dei 15 minuti, la città policentrica, per cui non abbiamo più di nuovo una città dove tutti la mattina andiamo verso il centro e la sera ce ne torniamo verso casa, ma sta nascendo anche a Milano, oltre che tante altre città nel mondo, questa idea di una città che ha tanti poli, dove ci sono dei distretti dove posso vivere, lavorare, studiare, divertirmi, e quindi questo concetto di città policentrica, che è perfetto, no? Per l'idea del lavoro ibrido e dello smart working, che mi permette appunto di sfruttare al meglio una mobilità dolce, sostenibile, in un'idea di 15 minuti a piedi o in bicicletta. Ed è un concetto che veramente sta cambiando tanto il mercato, perché se vedete Milano, per esempio, è tutto un fiorire di progetti di rigenerazione urbana, a partire da quello che è stato fatto a Porta Nuova, City Life, il Mind, gli Scali, cioè c'è tantissima attività, e vedete che sono proprio è un modo diverso di concepire, cioè, non è una zona uffici separata da tutto il resto, c'è l'ufficio, il residenziale, il commerciale, magari il distaccamento dell'università. Proprio perché quando poi parliamo con i nostri clienti, che siano investitori o siano grandi aziende, dove mettere l'ufficio ormai non è più, e che tipo di ufficio avere, è un tema competitivo, non è un tema di costi o di efficientamento, è veramente un tema di competitivo, perché se io mi metto al Mind, per fare un esempio, mi metto al centro di un sistema, un ecosistema dell'innovazione, quindi dove il mio ufficio non è più una torre chiusa, isolata, dove tutti entriamo e poi rimaniamo chiusi lì dentro, ma in realtà diventa un concetto, noi lo chiamiamo un po' più di piazza, tutto aperto, che ci permette di interagire tra di noi. Quindi prima di tutto cambiata la domanda. Il secondo grande tema, adesso non voglio dilungarmi troppo, è quello della sfida ambientale, e quindi la sfida della decarbonizzazione è fondamentale per il real estate, perché noi produciamo circa, l'ecosistema del costruito produce circa 40% delle emissioni totali, quindi questa è una sfida gigantesca, e lo vediamo, no? Cioè iniziano ad esserci delle l'ecobonus, la spinta dal punto di vista dell'Unione Europea, di cui si è sentito parlare anche nelle ultime settimane, però l'obiettivo europeo, in Italia 84% dello stock è obsoleto, perché abbiamo un patrimonio, diciamo, anche storico o semplicemente vecchio in certi casi, che non è stato rinnovato nel corso del tempo. Per cui
l'abbattimento, l'obiettivo europeo di abbattere del 60% le emissioni generate dai building è una sfida immensa, che quindi cambierà tutto nei prossimi 10-15 anni, per cui non si compreranno o venderanno, parlo della parte più investitori istituzionali, si stanno tutti orientando su strategie di go to green per i propri edifici o di acquisto solamente di edifici o costruzione di edifici di un certo tipo. E il terzo tema fondamentale, la terza grande driver di cambiamento è la tecnologia. Tecnologia, adesso qua faccio solo il titolo che poi ne parliamo sicuramente più diffusamente, che però è l'abilitatore della trasformazione non solo smart del real estate ma anche green, perché senza la tecnologia questo salto in termini di efficientamento energetico non avverrà mai, quindi la vera leva per raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico e di decarbonizzazione è la tecnologia. È giusto. Tra l'altro la cosa importante è che quando si pensa a questi grandi numeri, no? Dicevi prima il 60% di riduzione, piuttosto i nostri edifici consumano il 40% dell'energia che utilizziamo nell'arco della giornata, sono dei numeri che sembrano quasi non appartenerci, talmente sono grandi, no? Invece è bello pensare che aziende come la tua sul mercato si pongono questo come obiettivo, no? Cioè prendono quello che c'è scritto nella strategia magari europea, riportata nella strategia italiana, e dicono: ok, come possiamo portare a terra le nostre strategie per raggiungere questi obiettivi? E quindi la mia domanda, prima di entrare nella parte tecnologica, è: JLL, un'azienda di real estate, è attore, protagonista di questo cambiamento, oppure è lì ad aspettare che arrivi l'investitore che dica: ho sentito del 40%, dobbiamo fare qualcosa, come ci aiutate? Cioè siete voi che portate avanti l'iniziativa o aspettate che qualcuno ve lo chieda? Vabbè, questo è proprio il classico caso di grazie per la domanda, Giacinto, cioè proprio ti ringrazio per la domanda. Allora, mi starò breve perché di questo potrei parlare per diversi minuti. No, allora, noi assolutamente come nostra proprio missione aziendale, strategia aziendale è quella di essere attore del cambiamento. Noi siamo tra le prime tre aziende al mondo nell'ambito di servizi e investimenti immobiliari e quindi vogliamo assolutamente essere protagonisti, per cui siamo stati co-leader al COP26 di tutto quello che era la strategia di greenification del real estate con il WEF, il World Economic Forum. Abbiamo appena pubblicato questo manifesto per i green buildings. E quindi diciamo la nostra strategia, noi ci siamo dati un obiettivo di net zero al 2040 con science based target già da diversi mesi, ma quello che fa sì che il nostro lavoro che facciamo, e quindi l'obiettivo è mettere innanzitutto a posto casa nostra su tutto quello che è la parte di scope 1 e scope 2 delle nostre emissioni, e questo direi è la parte più semplice. Mentre per noi la parte più ambiziosa è lo scope 3, che invece implica, dato che il nostro business è anche gestire milioni di metri quadrati di immobili per i nostri clienti, che siano uffici, industriali, negozi e così via, il nostro obiettivo è veramente, per arrivare al nostro net zero, 95% delle emissioni sono quelle generate dagli immobili dei clienti. E quindi noi per arrivare al nostro net zero per forza dobbiamo portare i clienti a raggiungere quell'obiettivo. Quindi è proprio connaturato nella nostra strategia, e infatti noi abbiamo una business line che si occupa di sustainability services proprio per aiutare i clienti a portare avanti questa trasformazione a livello mondiale, con tanti clienti, come vi potete immaginare, no? Quelli tech sono tra i più attivi. Amazon, per esempio, è il nostro grande cliente, ma adesso non ne voglio citare tantissimi, diciamo, clienti tech sono nostri clienti e sono quelli che in effetti con cui stiamo facendo delle bellissime piani d'azione proprio per arrivare, aiutare con il nostro, a portarli a net zero, che è un obiettivo congiunto loro e nostro. E se pensate un'azienda di servizi, comunque normalmente 80% delle emissioni sono gli edifici, le flotte
e i viaggi, no? Chiaramente è Aspetta, molto certo. diverso per un'azienda industriale, però per un'azienda di servizi sono delle componenti centrali, per cui appena io come amministratore delegato definisco una strategia net zero 2040, 2050, poi mi giro verso il mio leadership team e il real estate viene ingaggiato sicuramente molto in fretta, per cui no, è magnifico ed è anche molto affascinante questo Certo. essere dentro questo grande cambiamento in questo periodo. Quindi io sono molto entusiasta, diciamo, di poter. Diciamo, vabbè, tu mi conosci Giacinto, sai che green tech, digital e green sono sempre stati il mio pallino da molto prima di Lo so, questa lo nuova so. esperienza, però adesso proprio è il mio core, quindi sono molto Certo, puoi esprimere al meglio tutta te stessa. Pega, non so se anche tu hai una considerazione. Sì, ovviamente adesso entra un po' anche i miei studi. Sì, effettivamente c'è cioè, quello che finalmente forse il Covid ci ha anche un po' fatti rendere conto, è che noi abbiamo, cioè, lo spazio corrisponde esattamente anche al nostro benessere psicofisico, quindi è molto importante tutta la rivoluzione o tutte le progettazioni che si stanno facendo adesso, ovviamente che Barbara ha perfettamente elencato tutte, però perché poi si riversa automaticamente sul nostro proprio stato mentale, che è fondamentale ed è cioè, sostanzialmente è molto condizionabile da tutto quello che succede, un po' anche quello che era il pensiero olivettiano. Qui diceva che sì, È è vero. essere la fabbrica, cioè non sono i profitti della fabbrica, ma sono quei profitti, soprattutto umani, che si costruiscono attorno a quello che è il, tra virgolette, appunto, business che dovrebbe portare l'azienda. Quindi finalmente, insomma, si torna a quello che erano un po' le origini, no? Perché Sì. nasce così alla fine la grande industria e per fortuna stiamo ritornando ed è bello, insomma. No, ma è proprio come dici tu, cioè effettivamente c'è un pensiero molto diverso, no? Non è mi cerco un ufficio, mi cerco dato che è un tool di business e dato che ha anche una componente di integrazione con l'ecosistema attorno, c'è un pensiero molto diverso lì dietro. Noi infatti parliamo anche di ufficio come un posto che deve essere rigenerativo di energie, di relazioni. Per cui oggi quasi il contrario, no? Magari in casa sei un po' imbruttito a casa che lavori da solo, vai in ufficio anche per rigenerarti, per immergerti in un contesto sociale diverso, perché poi quello che si è visto è proprio che anche dalle nostre ricerche si è perso capitale relazionale in questa fase pandemica, per cui circa un 40% delle persone dice ho perso capitale relazionale. E sono aumentate tantissimo le interazioni con i nostri gruppi ristretti, con le persone con cui lavoriamo costantemente, ma si sono molto ridotte le interazioni, quelle un po' più unplanned, un po' più con i gruppi esterni, quindi persone di altre funzioni, partner, clienti esterni, entità con cui io non lavoro quotidianamente o comunque non mi fisso per forza la ricerca, no? Scusate, la Certo. riunione di 10, 20, mezz'ora. E questo è una perdita, soprattutto poi lo vediamo, c'è tanta ricerca che dimostra che quando si perdono queste unplanned interaction, questi ecosistemi un po' più estesi, si perde anche nel lungo termine innovazione, perché sì, ci si riduce a L'intelligenza parlare, collettiva. interagire sempre con le stesse persone e quindi è chiaro che c'è voglia di rigenerarsi dal punto di vista del benessere, ma anche dal punto di vista delle relazioni e delle interazioni che ognuno di noi ha. Per Certo, è cui evidente che se noi tre stessimo qui a parlare ancora per mezz'ora, un paio di aziende le facciamo partire così. Per lo stesso semplice fatto che siamo qui a chiacchierare. Proviamo a portare per i curiosi dell'innovazione tecnologica spinta l'argomento proprio sull'intelligenza artificiale, perché quando si parla di utilizzare gli spazi e di insegnare qualcosa di nuovo a noi esseri umani, insomma, ci vuole parecchio tempo. E allora la tecnologia, secondo me, una mano ce la può dare a comprendere quali sono le nostre abitudini.
cercare di indirizzare l'utilizzo delle risorse in maniera più sostenibile. Magari io provo ad immaginare questa come una potenziale applicazione di intelligenza artificiale, di apprendimento che l'AI può fare all'interno di un edificio. Sì. Ma... Sì. Allora, l'intelligenza artificiale in realtà noi è uno dei temi, abbiamo tra l'altro appena acquisito un'azienda israeliana che fa proprio, si chiama Skyline AI, che fa intelligenza artificiale per inserirla nelle nostre piattaforme. La vediamo su tantissimi fronti, perché hai l'aspetto del rendere smart il singolo building, che è quello che citavi tu. Poi c'è il tema invece di come questo building si integra in un distretto piuttosto che un quartiere, e qui diciamo si passa dall'idea di avere semplicemente l'oggetto da gestire a una serie di servizi a valore che possono essere aggiunti grazie appunto ai dati, all'utilizzo dei dati, fino al tema della città smart, della città interconnessa. E questo, quindi, intelligenza artificiale noi vediamo, già stiamo realizzando progetti su tutti questi tre fronti, ma poi c'è anche negli aspetti, poi adesso torno magari al primo, c'è anche negli aspetti della parte transazionale, come compro una casa, come cerco una casa, come faccio un mutuo per la casa, nel nostro caso come, che è il caso di questa acquisizione che abbiamo fatto, che andrà a arricchire le nostre piattaforme dati in maniera tale da renderci più smart, più efficaci e più sul pezzo quando invece consigliamo un grande investitore l'acquisto o la vendita di un asset. Quindi la valutazione, insomma. In realtà è ovunque l'intelligenza artificiale nel nostro settore, e partendo da quello che dicevi tu, come rendo smart il building, oggi chiaramente è fondamentale fare questo passaggio, perché se vogliamo passare dall'idea che non è una scatola da riempire, ma è un posto dove vado a fare esperienze, è logico che mi serve avere un edificio con degli spazi connessi, con sensoristica intelligente che mi permette di ottimizzare l'occupancy, che mi permette di raccomandare qual è lo spazio giusto per la cosa che devi fare, e venire a fare una riunione di un certo tipo, benissimo, lo spazio giusto per te, quello te lo prenoto, che mi permette di a quel punto andare a capire in funzione di come vengono utilizzati gli spazi, anche di fare delle proposte per fare il repurposing degli spazi, piuttosto che ottimizzare il consumo energetico, la ventilazione, l'umidità, la possibilità di personalizzarli anche in funzione di chi sta occupando lo spazio, lo vuole occupare. Quindi da questo punto di vista c'è veramente di tutto. C'è un mondo di servizi. Ed è solo il punto di partenza, perché in realtà una volta che ci sono questi dati su come il building viene utilizzato, a quel punto può partire quello che noi chiamiamo il real estate as a service, quindi quegli spazi, adesso non necessariamente tutti, ma l'abbiamo già visto con tutto il fenomeno del co-working, una volta che ho i dati e l'intelligenza su come gli spazi sono utilizzati, posso tranquillamente aggiungere dei servizi in più, posso vendere i miei spazi in maniera flessibile permettendo a qualcun altro di utilizzarli, posso aggiungerci servizi di delivery del pranzo, delivery dei servizi di pulizie, insomma consegna di varie cose. Quindi partendo dai dati, poi chiaramente si apre un mondo, come voi mi insegnate, e questo solo parlando del singolo building, no? Sì, poi, perché poi dal building si può andare al distretto, e quindi a quello che ci raccontavi nella fase iniziale della nostra chiacchierata. Adesso provo un attimo ad immedesimarti nel manager, nell'imprenditore che sta seguendo questo tuo intervento in diretta, o magari lo sta guardando in differito all'interno della AI Play, e si sta chiedendo: ok, va bene, GLL è un colosso globale, insomma è chiaro che può permettersi di comprarsi un'azienda in Israele, ma magari lui non ha queste capacità. Se tu potessi dargli un paio di suggerimenti per poter partire comunque, anche senza dover necessariamente acquisire un'azienda che si occupa di AI ormai chissà da quanti anni, ma quali sarebbero i primi passi che tu ti senti di suggerire ad un manager che opera oggi nel mondo del real estate? Allora, giustamente, no? Nel nostro caso noi vogliamo
fornire la tecnologia ai nostri clienti, quindi uno dei nostri mestieri, abbiamo una business unit che fa questo, no? Che porta la tecnologia ai clienti, quindi anche per questo ce la compriamo, l'acquisiziamo, la integriamo. Però, allora, fammi fare un passo indietro prima di arrivare ai consigli. C'è un'esplosione incredibile di PropTech. C'è stata una crescita, siamo arrivati ormai a 10 miliardi di investimenti nell'ultimo semestre, quindi c'è una fortissima esplosione. Noi abbiamo mappato circa 8.000 tra startup, scale up e player un po' più, diciamo, ormai consolidati. Noi stessi abbiamo un fondo di corporate venture capital che investe in scale up, startup, ma prevalentemente scale up, proprio con l'obiettivo di semplificare la vita ai nostri clienti e aiutarli a scegliere. E abbiamo anche un lab molto carino con l'MIT, che è un po' il tracker di tutte le tecnologie emergenti per il mondo del real estate. È disponibile a tutti, c'è anche un sito, si chiama MIT Real Estate Lab Tracker, mi sembra. E su questo appunto seguiamo un po' tutto lo stato di maturità delle tecnologie, col solito concetto, no? Che c'è qualcuna che è matura da utilizzare, qualcuna un po' più prematura, Sì, qualcosa che la ancora curva sta arrivando dell'innovazione. hype. Da questo punto di vista c'è veramente di tutto. Allora, io partirei veramente se dalle cose più essenziali, per cui sicuramente c'è il tema di utilizzare in maniera intelligente i dati e le piattaforme date, che è sempre purtroppo real estate o non qualunque altra industry, sempre da lì si parte, no? Cioè, il punto di partenza sono i dati e la capacità di raccogliere, pulire, utilizzare, aggregare i dati propri e i dati di terze parti che servono per la specifica industria. Questo è sicuramente il punto di partenza. Poi oggi ci sono anche una serie di use case che sono aggredibili molto facilmente. Parlavo prima della sensoristica intelligente. I sensori ormai sono disponibili in maniera veramente, con un deployment veramente semplice, veramente facile, e la connessione poi di quei dati a una piattaforma dati in cloud o in qualunque altro tipo è sicuramente una cosa molto semplice, è un punto di Certo. partenza facile. Il 5G è un'altra opportunità sicuramente che ti permette anche di utilizzare questo in maniera non necessaria, in maniera wireless, e aiuta. La virtual reality e l'augmented reality sono due tecnologie che nel mondo delle costruzioni e nel mondo delle transazioni sono dei quick win dove si può tranquillamente prendere la tecnologia disponibile e iniziare a utilizzarla. E Integrarla. questo è sicuramente abbastanza un'altra cosa facile da fare. Poi ci sono anche delle innovazioni un po' più legate alla parte costruzione del nostro mondo, perché adesso noi parliamo di real estate, ma c'è tutta una parte fondamentale del nostro settore che è quella della parte di costruzioni. Qui abbiamo di nuovo il BIM, che è, diciamo, il punto di partenza poi per realizzare una value chain digitale, quindi dal design fino poi alla manutenzione, con tutti i dati che il BIM si porta dietro, no? Perché il BIM è un po' come la fattura digitale in altri settori, no? Ti sei digitalizzato, adesso vediamo che fare dei dati che abbiamo raccolto, per cui quello è sicuramente un punto di partenza. E poi ci sono cose, diciamo, un po' più futuristiche, non so, sempre con l'MIT stiamo guardando con attenzione i nanotubi di carbonio, il Kevlar, le fibre aramidiche, cioè tutta una serie di materiali che hanno il potenziale di far fare un salto in termini di clean tech, di clean al modo in cui noi costruiamo. Quindi no, c'è tantissimo da fare, però partirei dalle cose più basiche, quindi mettere a posto i dati, AR, VR, IoT. Beh, insomma, un occhio a quello che già si fa, perché i dati, tutto sommato, loro magari ancora non lo sanno, ma sono dappertutto e bisogna soltanto avere la consapevolezza di dove andarli a cercare, come organizzarli e come trarne informazioni da questi dati per mettere in moto poi un algoritmo che riesca a dare un supporto alle decisioni che si prendono. È molto, molto interessante questo, però volevo chiederti anche un tuo punto di vista sull'ecosistema italiano, dell'intelligenza artificiale, intesa come ecosistema produttivo di soluzioni di AI.
ci hai parlato di una startup sicuramente di altissimo livello israeliana che avete acquisito. Qual è l'approccio che JLL Italia ha avuto con le aziende che producono soluzioni di intelligenza artificiale che sono italiane? Pensi che siano mature, sono già pronte per affrontare sfide come quella per la vostra azienda o sono ancora in una fase troppo di startup? Ce ne sono diverse che in Italia, anche in Italia sta crescendo il mondo delle startup, sicuramente c'è uno spazio, no? Come tutti i settori che sono un po' meno avanzati, chiaramente c'è una grande opportunità non solo di inventarsi l'algoritmo del secolo, certo, ma anche di applicare la tecnologia esistente a un verticale che ha tanto bisogno, per cui unire la parte puramente tecnologica col dominio verticale e andare a risolvere dei problemi che sono i problemi tutti i giorni di chi lavora nel settore. Quindi c'è tantissimo spazio perché sicuramente la parte consumer, ci sono tante iniziative, tanti portali, nella parte più legata al mondo consumer c'è stato uno sviluppo più forte, ma nella parte B2B invece il mondo è tutto da esplorare, quindi è sicuramente un settore interessante da indirizzare. Stiamo parlando di un settore che fa 15% del PIL, per cui non è proprio l'ultimo, no? Però probabilmente per un mix di mancanza di competenze, il mattone è il mattone, per cui diciamo, io dico sempre che il click e il brick vanno assieme, però diciamo click e brick, bella Rani è stato molto brick based. E tutta una serie di fattori, lo spazio è enorme e c'è tantissimo da fare, c'è meno probabilmente competizione che su altri settori. Tra l'altro proprio l'altro giorno The Data Pill, che tu sicuramente conosci, un'azienda, certo, con cui noi lavoriamo, ho visto che sono stati acquisiti da un'altra azienda che mi sta molto a cuore, con cui ho lavorato tanto, quindi diciamo loro anche per noi lavorano, no? Anche nel nostro mondo sicuramente è un'altra azienda che è cresciuta e che si è sviluppata in questo senso. Quindi no, c'è tanto spazio in Italia, come al solito ne abbiamo mappate circa una cinquantina di questi 8.000 che abbiamo identificato a livello mondiale, quindi come al solito non siamo i numeri uno, però comunque c'è attività. E tra l'altro è bello perché c'è ancora spazio, no? Questo lascia ancora ben sperare a chi magari ancora oggi è nei laboratori a cercare una soluzione. E il momento continua così perché, insomma, c'è un mercato, come ti conferma Barbara, pronto lì a, insomma, ad ascoltarti quantomeno. Bene, Barbara, abbiamo utilizzato 10 minuti in più del tuo tempo, ti ringraziamo, grazie a te anche, Pega. È stato molto bello, noi ci vediamo ancora l'11 di gennaio per un nuovo appuntamento, ma tanto qui nei play te lo trovi sempre negli aggiornamenti, parleremo di intelligenza artificiale e di giustizia, quindi questo giudice robot arriverà anche in Italia, staremo a vedere. Ciao Barbara, ciao Pega, grazie, alla prossima. A presto. Ciao.